Benvenuti nella finestra di Aria Pulita, una puntata, quella dedicata come sempre il venerdì alla nutrizione. Oggi parliamo della dieta per il colesterolo e i trigliceridi. Abbiamo invitato come sempre la dottoressa Elisa Ciraci, nutrizionista. Ben arrivata. Grazie, buongiorno. Partiamo subito nel cercare di capire cos'è questo famigerato, purtroppo e tristemente, colesterolo. Sì, il colesterolo è un grasso di origine vegetale che è presente nel nostro organismo in quanto è introdotto sia con la dieta ma è prodotto anche dal nostro organismo stesso. Il colesterolo infatti fa parte della costituzione di quegli ormoni che sottendono lo sviluppo e la riproduzione e fa parte della produzione dei sali biliari che vengono assorbiti dal nostro intestino. Il colesterolo è presente anche nel sangue e nel sangue si lega a due tipi di proteine, dette lipoproteine, che sono le lipoproteine ad alta densità, dette HDL, e le lipoproteine a bassa densità, dette LDL. A seconda che il colesterolo si leghi alle une o alle altre, abbiamo il colesterolo HDL, che è il colesterolo buono, detto anche spazzino delle arterie, e il colesterolo cattivo, che invece è l'LDL. Quando bisogna controllare il colesterolo e quando può diventare un fattore a rischio? Il colesterolo dovrebbe essere controllato con una certa frequenza tramite un esame del sangue, anche se attualmente in commercio esistono delle macchinette che permettono di misurarlo istantaneamente, così come accade per la glicemia. Generalmente un uomo al di sotto dei 40 anni che gode di buona salute dovrebbe controllare il proprio colesterolo ogni 2 anni, però è sempre bene chiedere consiglio al proprio medico perché è il proprio medico che deve valutare qual è la frequenza con cui misurare il colesterolo. Il rischio principale per il colesterolo alto è rappresentato dalle malattie cardiovascolari, quindi un soggetto che ha un colesterolo alto ha un rischio maggiore di sviluppare malattie cardiovascolari. In realtà però, quando si parla di colesterolo alto, bisogna sempre distinguere la frazione HDL e la frazione LDL, cioè colesterolo buono e colesterolo cattivo. In realtà il colesterolo che è più dannoso è rappresentato dall'LDL, cioè il colesterolo cattivo. Quindi un soggetto che ha un colesterolo totale alto non è detto che abbia un indice di rischio di sviluppare malattie cardiovascolari rispetto invece a un soggetto che ha LDL alto, perché l'LDL è il che rappresenta il fattore di rischio. Quindi quando noi misuriamo il colesterolo dobbiamo sempre distinguere HDL e LDL. Abbiamo anche dei consigli per combatterlo davvero il colesterolo come vediamo dalla grafica. Sì, il colesterolo poiché è introdotto anche con l'alimentazione ci sono dei piccoli consigli che permettono appunto proprio di combattere il colesterolo. Essendo il colesterolo un grasso bisognerebbe cercare di eliminare sempre da tutti gli alimenti la parte grassa. Quindi quando ad esempio mangiamo il prosciutto, il cotto o il crudo cercare sempre di togliere la parte visibile bianca che sarebbe la parte grassa, così come succede ad esempio nella carne rossa. E, per evitare dei picchi postprandiali di colesterolo, perché il colesterolo oltre che essere introdotto con la dieta è anche endogeno, però quando noi mangiamo delle sostanze grasse il colesterolo aumenta, quindi un consiglio è quello di mangiare poco e di mangiare spesso. Bisognerebbe sempre preferire la carne bianca e il pesce, perché comunque contiene meno grassi o comunque contiene degli acidi grassi polinsaturi che tendono ad abbassare l'LDL, e tal pesce per esempio va bene il salmone e il tonno, perché sono comunque dei pesci poco grassi. Bisognerebbe quindi limitare la carne rossa, proprio perché la carne rossa appunto risulta essere più grassa. E bisognerebbe cercare di limitare gli alcolici, gli zuccheri e anche il sale per condire le pietanze. Infatti in sostituzione al sale potrebbero essere utilizzate le erbe aromatiche, quindi vanno praticamente bene le spezie. Per quanto riguarda la cottura sarebbe meglio privilegiare le cotture a forno, al vapore o alla griglia, perché così si producono meno grassi. E per cercare di abbassare l'LDL, che appunto è il colesterolo cattivo ed è quello che rappresenta proprio il rischio per le malattie cardiovascolari, bisognerebbe spostare la nostra alimentazione da proteine di origine animale, quindi latte e carne, a proteine di origine vegetale, quindi mangiare, come dicevo prima, più pesce, più carne bianca e assolutamente tanta frutta e tanta verdura, perché contengono le fibre che determinano anche un abbassamento dell'LDL. Parliamo invece di trigliceridi adesso. Cosa sono e quali sono i fattori a rischio anche qui? I trigliceridi sono anch'essi dei grassi, però a differenza del colesterolo i trigliceridi vengono introdotti soltanto con l'alimentazione. Cioè mentre il colesterolo è anche endogeno perché è il nostro organismo che lo produce, i trigliceridi no, quindi vengono introdotti soltanto con l'alimentazione. Per cui è importante che l'alimentazione venga controllata, soprattutto per quei soggetti appunto che soffrono di trigliceridi alti.
Anche qui il rischio di una ipertrigliceridemia è rappresentato sempre da malattie cardiovascolari, ma anche, rappresenta anche un rischio per diabete. Quando un soggetto giovane soffre di trigliceridi ci potrebbe essere una predisposizione all'obesità, quindi bisogna sempre controllare nell'età giovane che i colesteroli rientrino nel range tra 50 e 170 mg su 100 ml, quindi quando il valore dei trigliceridi è superiore a 170 mg o 100 ml di sangue bisogna subito accendere il campanello d'allarme, quindi subito cercare di rivolgersi appunto a un medico che gli potrà dare dei consigli, sia dal punto di vista alimentare che eventualmente dal punto di vista anche farmacologico. Ecco, come possiamo combatterli questi trigliceridi? Allora, proprio perché i trigliceridi sono introdotti con l'alimentazione, bisognerebbe innanzitutto controllare l'alimentazione. Quindi anche in questo caso cercare di spostare gli alimenti di origine animale a alimenti di origine vegetale. Quindi mangiare molto pesce. In questo caso andrebbe bene, ad esempio, il merluzzo, il branzino, il polipo, anche i frutti di mare comunque vanno bene per i trigliceridi alti. E la carne bianca, principalmente tacchino e pollo, perché comunque sono le carni più magre. A tavola di un soggetto che soffre di trigliceridi alti non deve mai mancare la frutta e la verdura, quindi comunque tutti i giorni ci deve essere una porzione di frutta e una porzione di verdura, alternando sempre i famosi cinque colori per garantire anche l'equilibrio da tanti altri punti di vista. L'alimentazione anche qui dovrebbe essere povera di sodio, perché comunque e quindi di sale, perché in questo caso il sodio e il sale determinano un innalzamento della pressione che insieme ai trigliceridi sono anche le cause per le malattie cardiovascolari. Utilizzare sempre delle erbe aromatiche, perché a differenza di quello che si può pensare, le erbe aromatiche non fanno assolutamente bene, quindi non fanno assolutamente male, scusate, quindi vanno bene le spezie, la salvia, il prezzemolo e quant'altro, anche un pochettino di pepe non guasta. Alla base di tutto ci deve sempre essere una buona attività fisica. Io suggerisco sempre un'attività fisica, suggerisco il movimento, perché comunque muoversi, oltre che favorire un dispendio energetico maggiore, permette anche di mantenere costanti i valori di colesterolo e i valori di trigliceridi. Quindi bisognerebbe appunto prestare attenzione a molte di queste situazioni, soprattutto da un punto di vista alimentare, perché se noi riusciamo a controllare la nostra alimentazione possiamo da soli cercare di abbassare i valori di questi del colesterolo e trigliceridi senza necessariamente ricorrere poi al trattamento farmacologico. Quando dobbiamo andare a fare gli esami del sangue per capire a che punto, a che livello è il nostro colesterolo? Bisognerebbe... Cioè, lo scopriamo per caso, dobbiamo a una certa età devi cominciare a fare un percorso di controllo magari periodico di quello che è il colesterolo? Sì, il colesterolo e i trigliceridi hanno anche una familiarità, per cui se in famiglia ci sono dei soggetti che soffrono di dislipidemie, cioè di colesterolo e di trigliceridi alti, sarebbe bene andare a controllarsi con più frequenza. Generalmente va bene un controllo ogni 2 anni. Perché in questo caso si può appunto valutare se questi acidi grassi rientrano appunto nel range, rientrano appunto nella normalità. Però, come dicevo precedentemente, deve essere sempre il medico che deve comunque valutare qual è la situazione e qual è la frequenza con cui controllare questi esami. Ma c'è una fascia di età che è più colpita dal colesterolo o è un fattore ereditario? Cioè, come nasce proprio questa problematica che ruota intorno al colesterolo? No, generalmente la dislipidemia ha un carattere ereditario, quindi bisogna sempre fare un'anamnesi familiare, quindi vedere se in famiglia ci sono dei soggetti appunto che soffrono di dislipidemie. Non è assolutamente legato all'età, è legato magari a delle situazioni patologiche, ad esempio appunto all'obesità, un soggetto magari obeso, generalmente un soggetto che ha più alti livelli di colesterolo e trigliceridi. Una donna ad esempio in menopausa, se ha anche una pressione arteriosa alta, può avere anche livelli di colesterolo e di trigliceridi alti, però essenzialmente è di carattere familiare il colesterolo e il trigliceride, quando comunque non è causato da una situazione poi alimentare, ecco perché bisogna sempre cercare di controllare l'alimentazione. Ecco, ma anche i bambini possono soffrire di problematiche di un colesterolo alto? Sì, anche i bambini possono soffrirne anche comunque se con una frequenza molto più bassa rispetto ad un adulto, quindi anche per i bambini sarebbe bene ogni tanto fare un controllo del colesterolo. Colpisce di più l'uomo o la donna? Ahimè, come sempre colpisce sempre più la donna, ecco perché le donne hanno il ciclo ormonale, quindi sul ciclo ormonale sono basate molte patologie,
quindi sono sempre le donne purtroppo ad essere più sfortunate rispetto agli uomini. Ecco, ma c'è un consiglio per la donna, magari un'attività anche alimentare di prevenzione? Allora, innanzitutto è importante cercare di rientrare nel normopeso, quindi cercare di far rientrare il famoso IBM, indice di massa corporea, in quel range di 20-25. Quindi curare molto l'alimentazione, seguire i consigli che vi ho dato precedentemente, quindi un'alimentazione meno grassa, con poco sale, utilizzando più verdura, più frutta, bevendo molta acqua, perché comunque l'acqua aiuta tanto, cercando di limitare anche gli alcolici. Va bene un bicchiere di vino rosso, generalmente per la donna va bene un bicchiere a pasto e per l'uomo due, senza cercare di esagerare perché l'alcol determina un innalzamento del colesterolo. Quindi sono comunque quindi è strettamente legato l'alcol col colesterolo. Sì, l'alcol è legato col colesterolo perché determina un innalzamento del colesterolo, soprattutto dell'LDL, cioè del famoso colesterolo cattivo. Quanta acqua dobbiamo bere, uomini e donne, per stare bene, per aiutare il nostro organismo a depurarsi? In linea di massima vale il suggerimento di bere un litro e mezzo di acqua al giorno. Comunque questo poi dipende sempre dalle situazioni patologiche e anche dall'età. Un anziano dovrebbe bere di più rispetto ad un giovane, ad una persona adulta, la donna in gravidanza dovrebbe bere di più, un soggetto che è affetto da problemi renali dovrebbe bere di più. In linea di massima diciamo che vale il suggerimento un litro e mezzo al giorno. Quindi in chiusura di trasmissione, attenzione davvero al colesterolo perché non è assolutamente da sottovalutare e trascurare, perché i rischi possono essere davvero gravi per la nostra salute. Sì. Quindi affidarsi sempre a un nutrizionista, un esperto che guida proprio nel percorso il soggetto. Sì, bisogna sempre fare riferimento a una persona esperta, un professionista che sappia dare i giusti consigli. Quindi evitare sempre di approcciarsi a dei trattamenti fai da sé. Ci vediamo la settimana prossima, sempre di venerdì, e l'argomento questa volta sarà l'ipertensione, ma naturalmente correlata all'alimentazione. Alla settimana prossima di venerdì, come sempre.